Perde contatto Narbona Jet. Sta per cogliere una buona partenza Mistra. Neanche lecito di azzurra. Stacca la macchina. Mistra che lotta con lecito di azzurra lungo i birilli. Segue poi Ola Games. Intanto Mistra che converge al comando su lecito azzurra che sbaglia. Ola Games poi in terza posizione. Menelao ferme ancora. Matai Vita a largo cerca posizioni. Anche Nerone Caff, quindi al comando Mistra. Mistra che controlla in avanti il vantaggio. La Games, Menelao Ferm, poi in quarta posizione c'è Matai Vita, a seguire Ita Parica, poi Nerone Caff, Jovanin, Narbona Jet, chiude l'ecito d'azzurra, lunga fila indiana capeggiata da Mistra. Quindi Ola Games, nessuno che prende le iniziative, quindi Mistra che può controllare la situazione, si gira a guardare ma non trova nessuno perché c'è sempre una lunga fila indiana. Muove ora l'Orre con Nerone Caff, quindi Mistra in avanti, Ola Games, poi Menelao Ferm, Matai Vita che cerca di fare la mezza ruota ai danni di Nerone Caff, ne approfitta così anche Ita Parica per infilare all'interno Matai Vita. Dalle retrovie lo scatto anche di lecito d'azzurra, intanto in avanti le posizioni non cambiano con Mistra che controlla la situazione, allargo la puntata di velocità di Matai Vita che va ad agguantare Mistra che reagisce, poi c'è Nerone Caff, poi a Ola Games, quindi Taparica che tiene a largo Nerone Caff, in avanti Mistra. Mistra che guadagna terreno da Ola Games, poi c'è Menelao Ferm lungo la corda, Mistra che controlla e prende vantaggio da Ola Games, Menelao che buca all'interno Matai Vita, cavalli che stanno per completare l'ultima piegata, Mistra che controlla la situazione avendo vantaggio su Ola Games. Mistra che nel tratto conclusivo prende vantaggio ulteriore, viene a vincere facilmente con un facile cost to cost nei confronti di Ola Games che è seconda per il terzo posto nel finale, il numero 6 di Menelao Ferm.